molto da recriminare, immagino. Aspettiamo che ci siano tutti, se qualcuno deve parlare, perché se no diventa un problema. Ok. Vado? Dai, dai. La domanda l'ho fatta. Sì, sì, non ho da recriminare su quello che è successo, perché quello che è successo è stato visto, quindi anche io non avevo visto, ho visto le immagini e sono ancora più difficili da commentare di quello che avevo visto, ma non è questo il problema è che siamo venuti a Genova in una situazione assolutamente difficilissima, senza 8-9 titolari, siamo venuti con Almirón e Alvarez a far numero quasi, siamo venuti con 4 difensori solo senza avere gli esterni di ruolo, Raggi durante il riscaldamento si blocca, al primo cross c'è stato il calcio di rigore, che l'immagine ha confermato che non lo era, dopo 10 minuti c'è stata l'espulsione di Rossi, che l'immagine ha confermato che non lo era, poi c'è stata la mia espulsione, che la cosa mi dà un po' di dispiacere perché non sono abituato ad essere espulso dal campo. Meno male che hanno confermato tutte le immagini quello che ho detto solo dopo l'espulsione, ho detto 62 anni, minimo di rispetto ci vorrebbe, ho detto questo, non credo di aver offeso nessuno, ma è vero che l'arbitro poi ha ammesso anche che non c'è stata nessuna offesa, quindi un po' di dispiacere di essere uscito dal campo ce l'ho, credo che probabilmente la Sampdoria avrebbe sicuramente vinto ugualmente la partita anche senza tutti questi episodi, che rimangono comunque episodi che hanno determinato in questo momento, però io non entro a merito a un discorso di arbitro, l'arbitro se ha sbagliato l'ha fatto in buona fede, quindi nessun tipo di problema, il vero problema nostro è che dobbiamo, tutto, possiamo parlare per dei mesi, possiamo fare un elenco interminabile di tutti i giocatori che abbiamo fuori, noi dobbiamo solo mantenere lo spirito, la testa sgombra, perché aspettiamo che arrivino i giocatori. Quando dico i giocatori, mentre tutti parlano di mercato, oggi ho sentito, mentre ero in attesa dalle varie interviste, ho sentito che quello era in grande emergenza perché gli mancavano 2 giocatori, gli mancava Gilardino, ma ha giocato Mutu, capito? Quindi quello capisco che è una grande emergenza, ma la nostra è un'emergenza diversa. Noi non si parlava quando battevamo la Juventus, battevamo il Brescia o giocavamo ad armi pari con il Napoli. Si parlava se a gennaio dovevamo comprare i giocatori, oggi io a gennaio vorrei semplicemente, non so se comprerà qualche cosa al Bari, ma vorrei semplicemente avere i miei giocatori, quelli che ho già, i Barreto, i Kutuzov, i Ghezzal, i Castiglio, il Salvatore Masiello, i Parisi, gli Alvarez, gli Almirón, la gente che non c'ho più, che erano poi i giocatori che avevano fatto grande il Bari l'anno scorso, abbiamo bisogno di loro, stiamo aspettando loro, qualcuno ha problemi di varia natura, qualcun altro ha avuto purtroppo infortuni gravissimi che l'hanno tenuto fuori per 2-3 mesi. Credo che nessuna squadra al mondo intendo dire, possa rinunciare al 70% della propria rosa. L'Inter, che ha 27-28 nazionali, ha avuto 7 giocatori infortunati e è nata in crisi. L'Inter, il Bari, che ne ha 10 e ce l'ha da mesi, è evidente che. Quindi il vero grande problema, non parlo della partita, non entro neanche in merito perché non ci sia neanche da dire una parola, il vero grande problema è, ripeto, è tanto faccio i complimenti alla stragrande maggioranza dei miei giocatori perché hanno cercato di resistere il più possibile mentalmente e devono continuare a resistere perché se vogliono scrivere una pagina di storia, perché questa sarà una delle pagine più importanti della storia del Bari, perché quello che sta succedendo quest'anno è assolutamente, e lo ritorno a dire, sfido chiunque a dirmi il contrario, assolutamente irripetibile nella storia del calcio. Io dico, se vogliono scrivere, tentare di scrivere una pagina di storia, devono rimanere lucidi, sereni, possibilmente distaccati da qualsiasi altro commento, e noi non dobbiamo vincere, domenica giochiamo a Roma, noi non dobbiamo andare a vincere a Roma, dobbiamo andare a rafforzare la nostra testa a Roma, perché noi potremo vincere e potremo vincere più di una partita non appena avremo una squadra, cioè i nostri giocatori. Tutto qua, tutto il resto, credo che qualsiasi altra parola sia assolutamente inutile e quindi mi dispiace, l'anno scorso avevo un rammarico diverso, quest'anno ho un rammarico, ma il mio comune denominatore che ogni volta che vengo in questa cavolo di sala stampa c'ho sempre un rammarico, quindi la cosa non mi piace tanto. Mister, gli applausi dello stadio. Stadio.
Genova è casa mia, mi dispiace essere uscito, sinceramente, perché non credevo e non credo di meritarlo, però li ringrazio i tifosi del Bari, ringrazio i tifosi della Sampdoria, sanno che c'è affetto nei confronti di tutti, quindi è stato in un momento, direi discretamente triste, è stato un momento assolutamente gratificante per me, ma ripeto, in questo momento l'unica cosa che mi interessa è rivedere correre sul campo Barreto, Cututo, Ghezzato. Ho bisogno di questi, appena avremo questi risponderemo. Grazie. Okay? Grazie.